Un tunisino di 35 anni e un pakistano di 27 sono stati arrestati a Brescia perché sospettati di avere legami con l'ISIL. L'inchiesta, partita da segnalazioni della polizia postale, ha svelato che i due inviavano messaggi minacciosi sui social network, lasciando intendere di voler colpire luoghi simbolici in tutta Italia. Non abbiamo la presenza riscontrato di cellule radicate, di soggetti appartenenti, ma abbiamo riscontrato dei messaggi che sono i continui inviti che vengono fatti a raggiungere le zone del conflitto. I due arrestati avevano un regolare permesso di soggiorno e lavoravano in un'azienda del Bresciano. Nell'enclave spagnola di Melilla la polizia ha arrestato un 29enne accusato di reclutare giovani donne che inviava nelle zone controllate dall'ISIL in Siria e in Iraq.